Ritorniamo in diretta, abbiamo fatto una finta prima, abbiamo detto che avremmo salutato i nostri telespettatori, invece no, perché è venuto a trovarci e per me si realizza un sogno, poterti intervistare dopo aver letto praticamente tutti i tuoi libri e aver riso di gusto allegramente per ogni singola battuta, quindi oggi si realizza un piccolo sogno. Beppe Tosco, buona giornata Beppe, benvenuto. Grazie, sei Moreno. Io sono Moreno, sì. Anche ieri e anche domani spero ancora, nonostante questo salone. Per duro. Beppe Tosco, che aria hai respirato questo salone 2024? Casino, sempre tanta gente, frastuono pazzesco, non vedo l'ora di tornare in campagna. Di tornare in campagna, perché tu dove vivi? Io vivo o a Castagneto Po, che è sopra Chivasso, certo, per chi è di Torino, oppure vicino fuori Roma, dove hanno fatto il ratto delle Sabine, nei Monti Sabini. Ah, quindi lontano ma da molti, molti decenni fuori delle città. Dall'urbe, insomma. Sì. Qua a presentare il tuo ultimo libro, che è l'unico che a questo punto non ho letto, ma leggerò a breve, sì. Fiabe per addormentare i nonni. Questo libro è un distillato di felicità. Luciana Littizzetto dice lei e forse potrebbe che essere, ha presentato con te il libro, sì. Dice lei, lo scrive qua, poi in privata serie cosa ti dice? No, le stesse cose, è stata sincera oggi, è stata carina anzi. Il libro è praticamente un libro dedicato ai nonni, perché io sono diventato nonno, e quindi, come fanno moltissimi scrittori che io amo, per esempio Stephen King, normalmente racconta del periodo in cui lui vive. I protagonisti aumentano di età man mano che lui cresce. Io ho scritto il libro per i nonni perché ho avuto un pensiero ribaltato, che sono un po' i pensieri che ho io normalmente, e mi sono accorto intanto che i bambini sotto i 6 anni e i vecchi sopra i 66 in una tavolata di quarantenni non vengono mai cagati da nessuno. Cioè, tu dici una cosa, ma neanche ti contraddicono, è come se tu non l'avessi detta, dici, ah, e vanno avanti a parlare. Quindi ho detto, ma allora sono simile a un bambino. Da lì è nato il pensiero di far diventare protagonisti delle fiabe che siamo abituati a conoscere tutti, che sono Biancaneve, i 7 nani, il gatto con gli stivali, eccetera, e i protagonisti sono quasi sempre bambini. Ho tolto il bambino, ci ho messo un nonno, e la storia è la stessa. Peccato che diventi, per quindi certi versi, dei sette più moderni. Nani, chi ci abbiamo? Un reparto geriatrico? Abbiamo invece di Biancaneve Biancoghiaccio, che è maschio. Ah. E le sette nonne. Ah. E il gatto con gli stivali? Il nonno con gli stivali. Il nonno con gli stivali. E il Cappuccetto Rosso è una nonna, la Cappuccetta Rossa. E la storia è crudele, tutte le storie sono crudeli, come sono crudeli le storie che abbiamo imparato a conoscere, altrimenti non avremmo lette. Cioè, Pollicino, se ci pensiamo, è un bambino che i genitori decidono, non avendo più soldi per mantenerlo, di abbandonarlo in mezzo a un bosco, certo, e dire ti arrangerai. E quanti nonni vengono abbandonati nello stesso modo oggi? In un convalescenziario, dopo un periodo in ospedale, non ci sono abbastanza soldi, non bastano i soldi per la pensione. Quindi ho detto, c'è una similitudine, vediamo che succede, come si comportano i nonni. E sono venute fuori delle storie che fanno divertire e anche commuovere i vecchi, e spero divertano i bambini. Intant'è che non è più un libro per bambini, l'editore ha detto, ma questo è un libro per adulti. Vittorio Gallucci, lo ricordiamo. Gallucci. E Beppe, tu frequenti della scrittura quella parte che è spesso legata all'umorismo, alla comicità, sì, al far scattare qualche cosa, una molla che ti fa sorridere oppure sganasciare veramente dalle... Ogni tanto scrivendo mi sono sganasciato io, pensando ci sarà qualcuno come me che si sganascerà. La prima domanda era quanto ti diverti a scrivere per divertire. È l'unico motivo per cui scrivo, perché economicamente faccio un altro lavoro, sempre scrivo, però scrivo per la TV e quindi gli stipendi ci sono. Scrivere un libro, non credo che in Italia siano più di 5 o 6 coloro che possono vivere solo di scrittura di libri, perché l'editoria è in difficoltà, perché comunque il tempo di scrivere un libro alle volte è superiore a un anno, parlo di un libro normale, medio, insomma, di qualche 200-300 pagine, poi deve passare al vaglio dell'agente, che valuta se è il caso o no, poi l'editore che decide, poi si va in stampa, alle volte passano 3 anni, quindi io ho calcolato che guadagno all'incirca
Forse un euro l'ora, diciamo un decimo di una signora che fa le pulizie a scrivere i libri. A scrivere. Quanto risente però la comicità? Quanto è cambiata la comicità nello scrivere, il divertire nello scrivere negli ultimi tempi? Dove tra alcuni programmi televisivi che hanno cambiato anche il modo di scrivere per, certo, la televisione, la comicità di Zelig forse non avrebbe sopportato un Gigi Proietti. Dal punto di vista dei tempi, ma tanto... adesso c'è questa nuova wave, ormai che tanto più nuova non è, della stand-up comedy, dove trovo che ci sono dei ragazzi potentissimi che se però hanno riallungato i tempi della comicità. Forse sì, ma forse era accorciarli troppo che era sbagliato, cioè fare in 3 minuti uno sketch. Io mi ricordo quando scrivevo sketch per la TV, se duravano 4 e mezzo andavano già in montaggio, dire togli 30 secondi, togli 50 15 secondi. 15 secondi applauso, 30 secondi risata, cioè, 45 secondi standing ovation. Non riesci, invece un monologo deve avere i suoi 6-7 minuti, non dico 12-15 perché forse è troppo, ma... dai 5 ai 7 agli 8 ci stanno tutti per sviluppare un argomento. E nella comicità dello scrivere, nel divertire, nell'umorismo dello scrivere, sì, è cambiato qualcosa? Intanto siamo avvantaggiati noi piemontesi che non abbiamo la battuta pronta. Un piemontese risponde a una battuta comica di un romano dopo 3 giorni. Se scrivi hai tempo di pensarci su e riesci a stare alla pari, se no i toscani e i romani ti battono, cioè mangiano. Ti mangiano, ti fulminano. Sì. Tranne Chiambretti e Luciana, che sì, sono super rapidi, io per esempio quella rapidità lì non ce l'ho. Qualcuno mi prende in giro e la risposta giusta mi viene in mente una settimana dopo. Allora scrivere era mi porto... come le barzellette di Joelle Dix, quelle che dici il giorno dopo, quelle barzellette che racconti quelle, a scoppio ritardato. Sì, erano così rarefatte o acute che ci dovevi pensare un po', sì. E poi arriva un giorno, un momento della giornata. No, io invece quando ho capito dove andare a battere risulta un pochino più immediato, anche se che forse più che comico potrei essere definito umorista, perché è un po' più sottile lo spirito con cui scrivo, certo, meno spero che non sia mai volgare, ecco. In questo umorismo, tu ce lo hai raccontato con un piccolo episodio, no, di questo libro, di un protagonista che diventa nonno, no? E che quindi poi va a raccontare, a commuovere piuttosto che a mettere il dito nella piaga, grazie all'umorismo, su una cosa che forse bisognerebbe raddrizzare o vivere in maniera leggermente diversa. Quanto scrivendo in maniera umoristica, ti sei sentito però di raccontare delle verità che magari a volte... Totalmente sempre, è quello sempre che cerco di fare. E qui dentro ci sono poche righe qua e là, ma penso che chi legge se ne accorge, ci sono delle verità o delle malinconie che io ho, o delle tristezze, e cerco di trasformarle comunque in risata. Però perché è un po' lo spirito della mia vita questo. È l'umorismo che mette in risalto qualche magagna della realtà? O è la realtà che ogni tanto è umoristica in sé? Tutte e due, sì. Direi che è un bello scambio, cioè la realtà fa ridere e spesso chi è coinvolto tutto vorrebbe fare tranne che ridere. Sto pensando ai politici, delle figure di questi ultimi giorni, eccetera. E differentemente è una cosa triste se letta in un certo modo può diventare comica. Ti faccio un esempio. Sì. L'ho scritto lì, non è triste ma è melanconica. Spesso quando si è a tavola e viene presentato un piatto di pezzetti di pollo, il nonno difficilmente dice a me piace la coscia, a me piace il petto, a me piace l'ala. Dice ma no, a me piace il collo. Ma se vai a chiedergli veramente, certo che anche lui direbbe la coscia o l'ala, ma la lascia ai figli o ai nipoti. E questa cosa qua andava ricordata e lì dentro c'è, così come ci sono altri momenti malinconici in cui i nonni vengono abbandonati, in cui vengono portati in quello che a tutti gli effetti è un convalescenziario dal quale non usciranno più, ed è Hansel e Gretel, e invece vengono portati nella casa di una strega che li tratterà malissimo, ma i nonni di queste fiabe sono sempre tutti, come i bambini di queste fiabe, alla fine vincenti. Beppe, noi ti ringraziamo nel salutarti in questo salone, però ho 2 cose da farti. Primo chiederti se
oltre a presentare questo libro e divulgarlo, ti è già venuta in mente l'idea per un altro libro? Lo sto facendo, sto scrivendo. Lo stai già scrivendo? Sto scrivendo una fiaba che si ambienta nel mondo degli insetti, i cui protagonisti sono insetti, e parlerà dell'argomento mafia. Mafia, la mafia tra gli insetti. Poi scopriremo quale natura di insetti è, ma lo vedremo col libro. Per il momento presentiamo Fiabe per addormentare i nonni, edito da Gallucci. Questo libro lo può leggere un nipote al nonno per farlo addormentare, un nonno al nipote per farlo addormentarsi, o un nonno all'altro nonno, e si addormentano tutti e due. Si addormentano tutti e due. Visto che siamo nello stand di Camera, e in questo stand, e poi potrei godere di uno splendido regalo da Camera di Commercio, così non ti facciamo andare via a mani vuote, abbiamo alcune domande sulla città di Torino. Adesso voglio vedere. E visto il tono, io ti faccio una di quelle che mi piace di più. Allora, secondo te, alla fine del 600, perché nascono i grissini torinesi, cioè gli stirati, no? Adesso ti do tre alternative. Prima, perché sono meno grassi, e lo sappiamo che il problema... Dubito che nel 600 si facessero quel problema. Cioè, no, no, vuoi mettere, se già era all'ordine del giorno. La seconda, per risparmiare sulla farina e quindi mandare in fallimento tutta una generazione di mugnai. E terzo, perché l'erede al trono non digeriva la mollica. Perché? L'erede al trono non digeriva la mollica, o mollica, non lo so. Io scommetterei sulla terza. La terza, hai vinto il premio di Camera di Commercio. Anche questa non è vero. È vero, sì. È abbastanza comico, no? Ho cercato di adattare, certo. È abbastanza umoristico. Beh, una volta si era molto realisti, no? Più realisti del re, quindi se il re aveva un problema, dovevano averlo tutti. Ce ne si faceva carico, sì. Dovevano... Mentre invece sui grassi, dubito che allora con la gotta che andava al galoppo, si preoccupassero di quanto fossero grassi o magri i pane grissini. Beppe, grazie davvero di cuore. Fiabe per addormentare i nonni, un nonno a un bambino, ho vinto un la nonno borsa. Un altro nonno, oppure un bambino a un nonno, va bene lo stesso, purché si continuino a raccontare delle fiabe. Grazie, grazie Beppe. Ciao. Buona giornata, e con questo chiudiamo il momento di diretta e ci diamo appuntamento per domani. Continuiamo a raccontare storie, a raccogliere storie qui dal Salone del Libro, il Salone della Vita Immaginaria, Torino 2024.